Viterbo, un altro grande appuntamento con la cultura al Marca, la mostra di Galeano che sarà inaugurata questo pomeriggio. E stamattina un piacevole fuori programma, un confronto con degli imprenditori russi, come voler evidenziare la possibilità di creare turismo e sviluppo partendo dall'arte. Sì, la mostra di Galeano ci consente di entrare in contatto con la società russa, questa mattina rappresentata dalla coordinatrice del segretariato dei premi Nobel per la pace, che assieme a degli imprenditori russi sono venuti qui in visita a Catanzaro per questa grande occasione. Noi questa mattina, oltre che a riceverli, abbiamo creato un contatto con il mondo industriale catanzarese e calabrese, invitando il presidente degli industriali, Daniele Rossi, e abbiamo creato le condizioni per poter, tra qualche tempo, iniziare un percorso che ci porta a far interagire questi due mondi. E ancora una volta, la cultura si pone come tramite per lo sviluppo della nostra, diciamo, città, della nostra provincia, della nostra regione. Questa sera al Marca continueremo quello che abbiamo iniziato stamattina e mi auguro che il nostro sistema museale continuerà ad andare avanti col prestigio che si è guadagnato sia a livello nazionale che a livello internazionale. L'avvocato Annalisa Bianco è la presidente dell'associazione Formart che ha organizzato la mostra del maestro Galeano che viene inaugurata questo pomeriggio al Marca di Catanzaro. E non solo, ha portato degli imprenditori russi in provincia dando l'occasione di far conoscere la nostra realtà territoriale e culturale. Un bilancio di questa esperienza catanzarese. Innanzitutto vi ringrazio tutti e per me è una vera gioia essere qui nella mia terra a Catanzaro e portare un maestro internazionale nell'anno addirittura che si celebra la luce, il maestro della luce qui al Museo Marca, che è una bellissima realtà. Già questa è una grande gioia. Io devo ringraziare veramente la città di Catanzaro, la provincia e tutti gli operatori che hanno collaborato nella realizzazione di questa mostra. Inoltre credo che sia una fonte di orgoglio sia personale per la mia associazione che per la città di Catanzaro avere come ospiti il segretariato permanente del Summit dei Premi Nobel per la Pace qui a Catanzaro, che saranno ospiti della mostra del maestro Galeano. Quindi sono veramente felice di essere qui. Maestro Galeano che è un catanzarese. Il maestro Galeano è catanzarese, è nato qui a Catanzaro, poi si è trasferito a Bologna, è stato per molti anni tecnico del suono di grandi cantanti come la cantante Mina e poi ha abbandonato questo lavoro per dedicarsi agli studi. E da lì un'attività che dura da oltre 40 anni sulla luce e oggi possiamo dire che finalmente rientra nella sua patria da trionfatore. Alla luce anche dell'esperienza che ha fatto, ha intenzione di ritornare in Calabria con altre iniziative? Sicuramente sì, la Calabria è sempre la mia terra, la calabresità è quella cosa che ci unisce e ci spinge a fare sempre meglio, perché questa terra ha veramente bisogno, ha bisogno di esperienze nuove, ha bisogno anche di innovazione, di stare al passo anche con altre regioni, quindi ci vuole spirito giovane, volontà e forza, non arrendersi mai. Per noi è sempre importante appoggiare tutte le attività che riguardano la storia e quello che hanno fatto i premi Nobel per la pace, quindi se le regioni appoggiano le iniziative collegate ai premi Nobel per la pace, noi siamo sempre aperti ad appoggiare, soprattutto se questo ha un focus per educazione, per dare accesso al pubblico, alla conoscenza, della storia, delle personalità molto note di questo mondo che hanno fatto la storia, hanno combattuto per i diritti umani e per la pace.